Sì, 18ª edizione del premio letterario Penna d'Argento. Questa mattina abbiamo, come gli anni precedenti, proposto un approfondimento legato ai tre temi che sono l'attenzione dei ragazzi di Sartirana. Quest'anno i tre temi riguardano la scuola, come vedono i ragazzi la scuola, come si sentono nella loro scuola. Un altro argomento, quello che tratteremo questa mattina, è legato alla pace, come la si coltiva e come la si preserva, soprattutto alla luce anche dei tanti conflitti che stanno insanguinando l'Europa e anche il Medio Oriente. E ultimo argomento che abbiamo posto ai ragazzi per l'edizione 2024 è il centenario di Giacomo Matteotti, un antifascista per antonomasia che il regime uccise perché era una persona scomoda. Questa mattina abbiamo la fortuna di avere con noi la comunità di Sant'Egidio di Novara, nella persona del suo responsabile, professor Lezzi, e di due testimoni diretti che la comunità di Sant'Egidio ha voluto portare a Sartirana. Sono persone che hanno vissuto da vicino i drammi della guerra, i drammi delle deportazioni, e questa mattina infatti vorranno sensibilizzare i ragazzi in merito all'importanza della pace. La pace è fondamentale, quando non c'è, cade il mondo. Quindi questa mattina vogliamo soprattutto ringraziare la comunità di Sant'Egidio di Novara per averci concesso questa lezione qui a Sartirana, e ringrazio di nuovo le scuole di Sartirana sempre per l'attenzione che vogliono dedicarci.